Allora, il termine follia in greco in greco antico si chiama paranoia, e quindi c'era, è già un termine utilizzato nell'antichità, però è entrato nel linguaggio della psichiatria soltanto nel XVIII secolo con Emil Kraepelin, che l'ha usato per descrivere un tipo di malattia mentale caratterizzata dalla presenza di un sistema lucido di convinzioni deliranti, che si accompagnano con allucinazioni visive e anche percettive. E quindi il paranoico possiamo dire che è il folle per eccellenza perché parla e vive in un mondo che è diverso da quello in cui vivono, insomma, le persone cosiddette normali. La psicanalisi non si è tradizionalmente mai occupata di paranoia perché le persone che vanno in analisi di solito sono, diciamo, dei normali neurotici. E quindi di solito, ecco, purtroppo, insomma, i paranoici o i folli, insomma, finiscono negli ospedali psichiatrici. Però Freud ha scritto un breve pezzo sulla paranoia dopo aver letto il romanzo, cioè l'autobiografia di un paranoico illustre che era il giudice Daniel Paul Schreiber, tedesco, che ha scritto un libro nel 1903 che si chiama, il titolo Memorie di malato di mente. Daniel Schreiber era un magistrato tedesco che ha avuto, insomma, sempre stato instabile mentalmente, però ha avuto due episodi maggiori di attacchi, insomma, di paranoia, il secondo dei quali l'ha portato, cioè tutti e due l'ha portato in casa di cura, ma l'ultimo l'ha portato definitivamente al manicomio dove è morto. La redazione di questa sua autobiografia, cioè le Memorie di un malato di mente, non è il segno che lui ha superato, che lui avesse superato la sua paranoia. Paranoia, ricordiamoci, quindi delirio lucido. Perché in realtà la descrizione, cioè lui descrive esattamente il mondo in cui vive, diciamo, e mentre lo descrive crede che esista, cioè non è uscito da questo sistema paranoico. Semplicemente lo descrive e lo organizza, lo sistematizza nella sua autobiografia. Allora, il primo attacco di paranoia che lui ebbe, insomma, fu anticipato da dei sogni premonitori e poi una specie di da un pensiero che, insomma, gli capitò un mattino fra il sonno e la veglia, e il pensiero che lui descrive era questo. Lui pensava, a un certo punto ha pensato che doveva essere bello essere una donna che si sottomette al corpo. Questo pensiero che lui ha avuto da semi sveglio, semi addormentato, ovviamente nello stato di veglia, da sveglio l'ha sconvolto perché da sveglio non avrebbe mai formulato un desiderio di questo tipo, dice lui. L'effetto di questo pensiero fu un periodo di insonnia incurabile che lo portò quindi al ricovero in casa di cura, e durante il ricovero cominciò ad esprimere una serie di convinzioni deliranti e persecutorie accompagnate da allucinazioni. Diceva di essere morto, ma e parzialmente putrefatto, era convinto che il suo corpo fosse oggetto di manipolazioni da parte di Dio, e questa manipolazione dei suoi organi, cioè ogni organo del suo corpo interno, era sottoposto a un controllo divino, a una manipolazione divina, e questa operazione di Dio sul suo corpo lui la chiamava i miracoli divini. E lui dice: dai primissimi tempi del mio contatto con Dio fino ad oggi, il mio corpo è stato continuamente oggetto di miracoli divini. Se volessi descrivere nei particolari tutti questi miracoli, potrei riempire solo con essi un intero libro. Posso dire che a stento un singolo membro o organo del mio corpo non è stato danneggiato dai miracoli.
Un singolo muscolo non è stato tirato dai miracoli, mosso o paralizzato a seconda del relativo proposito divino. Anche ora, mentre scrivo, i miracoli a cui ogni ora sono sottoposto sono di natura tale da spaventare a morte qualsiasi altro essere umano. Solo con l'abituarmi ad essi attraverso gli anni sono riuscito a considerare quasi tutto ciò che mi capita come cose senza importanza. Ma nel primo anno del mio soggiorno a Sonnenstein, il manicomio, i miracoli erano di una natura così terrificante che pensavo che avrei dovuto perdere la vita, la salute o la ragione. L'esperienza di questi miracoli divini lo riduceva in uno stato catatonico, cioè di completo distacco dalla realtà, di insensibilità all'ambiente esterno, in cui rimaneva per delle ore. Da questa fase iniziale di terrore e di confusione, Schroeder uscì organizzando i suoi deliri, cioè elaborò un sistema cosmico che spiegava tutte le sue allucinazioni. E una volta elaborato questo sistema, che è descritto nei minimi dettagli nel suo libro, Schroeder ridiventò lucido. Secondo la valutazione di uno dei medici della casa di cura in cui era ricoverato, il presidente Schroeder non appare quindi né confuso né psichicamente inibito né sensibilmente leso nella sua intelligenza. Egli è riflessivo, la sua memoria è eccellente, dispone di una notevole quantità di sapere non solo in materia giuridica ma in molti altri campi ed è in grado di riprodurlo in modo ordinato. Ha interesse per gli avvenimenti politici, scientifici e artistici e se ne occupa costantemente. E in questo senso è un osservatore che non conosce il suo stato complessivo scorgerà ben difficilmente qualcosa di anomalo. Eppure, il paziente dominato da idee di origine morbosa che si sono unite a formare un sistema concluso, più o meno fisso, e apparentemente inaccessibile a una correzione da parte di una concezione oggettiva e di una valutazione della situazione reale. Cioè, è, se vogliamo, il pazzo delle barzellette, no? Che sembra normale finché vai a toccare un punto che fa parte del suo sistema delirante, e a quel punto si vede tutta l'ampiezza del sistema paranoico in cui si trova. Quali erano le condizioni deliranti del giudice Schroeder? Riteneva di essere stato chiamato a redimere il mondo a condizione di trasformarsi da uomo in donna, cosa che avrebbe preferito evitare, ma cui non poteva sottrarsi. Il suo corpo era costantemente attraversato da innumerevoli nervi divini, come li chiama lui, o raggi divini, che laceravano i suoi organi interni, e questi nervi lui, che entravano nel suo corpo, che attraversavano il suo corpo, li considerava come nervi femminili, che erano fecondati dai raggi di Dio e dai quali nervi sarebbe nata una nuova stirpe di uomini, grazie a lui, e dopo aver fatto compiuto questo compito lui avrebbe potuto morire in pace, morire fra virgolette perché sarebbe vissuto nella pace, insomma una morte che gli portava la pace. Il suo persecutore, cioè, è Dio. Si tratta di un Dio da un lato che lo tortura, ma dall'altro che lo elegge come salvatore del genere umano. La cosa interessante è che Schroeder accusa Dio di essere abituato solo a rapporti con uomini morti e di non comprendere gli uomini viventi. Dio inoltre mira, attraverso questi miracoli divini, a impossessarsi di tutte le sue facoltà corporee e intellettive. In particolare vuole distruggere qualsiasi attività del suo intelletto e del suo pensiero alla qualcosa Schroeder risponde cercando di pensare tutto il tempo, cioè per sottrarsi all'annullamento soggettivo da parte di Dio è costretto quindi a continuamente ripassare il suo sistema delirante. Accettando le prove a cui Dio lo sottopone, Schroeder si sacrifica per redimere l'ordine del mondo. Per questo deve diventare una donna e infatti comincia a percepirsi come una donna. Quando si vede allo specchio comincia a vedere un corpo femminile, delle volte si mette davanti allo specchio e indossa i movimenti femminili.
Allora, come interpreta Freud il suo scritto La malattia mentale di Schreber? Freud la inquadra nella dinamica che aveva già in precedenza elaborato della paranoia. Secondo Freud la paranoia, cioè la mania di persecuzione, si basa sul diniego e sul capovolgimento di un sentimento provato dal soggetto. Per esempio, se una persona ha bisogno di negare i suoi sentimenti di amore per qualcuno, il meccanismo paranoico sarà capovolgere, cioè dire no, non è vero che lo amo, e invertire, in verità non lo amo, lo odio, ma a questo punto la persona che ha negato questo sentimento si trova con un sentimento ancora più ingombrante da gestire, che è l'odio. Quindi anche l'odio deve essere negato, e il modo di negarlo è: non sono io che lo odio, è lui che odia me. Quindi, per ricapitolare, la sequenza dei pensieri inconsci nel caso della dinamica paranoica è: io lo amo, anzi no, lo odio, anzi è lui che odia me. Secondo Freud, poi, il caso di paranoia di Schreber sarebbe stato l'effetto del complesso di Edipo, invertito nel suo caso, cioè dove l'oggetto d'amore non era la madre, ma il padre. Il padre nel delirio di Schreber è rappresentato dalla figura di Dio, no? Dio che lo sottopone alla tortura dei miracoli divini. Quindi, nell'interpretazione di Freud, Schreber sarebbe inconsciamente un omosessuale che nell'infanzia sarebbe stato quindi sessualmente attratto da suo padre, ma naturalmente questo desiderio era inaccettabile e quindi è stato rimosso attraverso il meccanismo paranoide, cioè io amo mio padre, anzi no, lo odio, anzi no, è lui che odia me. Okay? Quindi Dio va a prendere la figura posto del padre e diventa un dio persecutore. Quindi, secondo Freud, la paranoia sarebbe una difesa contro il desiderio edipico omosessuale, e in quanto inconsciamente omosessuale, Schreber poteva, tra virgolette, godere dei miracoli divini come una donna, perché era la posizione necessaria e desiderabile per la salvezza del mondo. Cioè, il fatto di essere omosessuale veniva, secondo Freud, mimetizzato in questo necessità di essere salvatore del mondo e quindi di essere una donna. Ma allo stesso tempo, però, questa posizione di passabilità femminile la percepiva come indegna di un uomo e quindi accusava Dio di volerlo torturare. Quindi è una posizione ambivalente. Allora, questo modello di interpretazione psichica parte dal presupposto che le fondamenta del desiderio degli esseri umani derivano praticamente quasi totalmente, insomma, dalla triangolazione edipica nell'infanzia, e che siano delle dinamiche inconsce che non subiscono in maniera rilevante l'influenza, diciamo, dell'ambiente familiare o sociale. L'interpretazione psicanalitica tradizionale si regge sul presupposto che esista una famiglia ideale di madre, padre, figlio e al limite fratello o sorella minore, e che il desiderio del soggetto si giochi nelle triangolazioni edipiche in questa, diciamo, in questo compartimento standard che sarebbe questa famiglia astratta ideale. Nel 1973 uno psichiatra e psicoterapeuta americano, ma trasferito in Inghilterra, che si chiama Morton Schatzman, pubblicò un libro che si intitolava L'assassinio dell'anima, persecuzione della famiglia. In questo libro Schatzman raccoglie delle informazioni riguardo la famiglia di Daniel Schreber, il giudice Schreber, e in particolare rispetto informazioni riguardo suo padre. Schatzman fa questo perché è critico rispetto al modello psicanalitico di considerare solo la parola dell'analizzante in analisi e di non guardare il contesto sociale e familiare in cui l'analizzante è cresciuto, no?
Perché così dice si manca, si perde un sacco di informazioni di cui gli analizzanti alla fine non parlano, spesso non parlano. Infatti Schatzman dice, alcuni dei cosiddetti schizofrenici, cioè paranoici, che ho conosciuto parevano descrivere durante la malattia mediante simboli il loro contesto sociale passato e presente. Quanto più venivo a conoscenza della loro vita, tanto più riuscivo a vedere la verità in ciò che dicevano. La loro famiglia, tuttavia, respingerebbero le loro parole come segni o sintomi della malattia e perciò le loro parole sono prive di valore. I loro medici, estranei all'ambiente sociale in cui la malattia, tra virgolette, si è sviluppata, le respingerebbero anch'essi. L'idea che qualcuno è malato di mente porta facilmente a considerare privo di valore tutto ciò che dice. Cioè, l'innovazione di Schatzman è quella di dire quello che Schreber diceva nel suo delirio, bisogna prenderlo come una raffigurazione di cose che erano realmente successe. E quindi, volendo raccogliere dati rispetto appunto alla famiglia, si mette a leggere i libri che sono stati scritti dal padre del giudice Schreber. Allora, il padre del giudice Schreber era stato un personaggio molto illustre, era un medico e un professore universitario. È molto famoso in Germania perché aveva scritto diversi libri di pedagogia, pedagogia per gli adulti e anche per i bambini, soprattutto per i bambini. Il suo insegnamento pedagogico ha ispirato le cosiddette associazioni Schreber, che erano associazioni per la promozione della ginnastica, del giardinaggio e dell'attività all'aria aperta, e anche i famosi, altrettanto famosi nel mondo tedesco, giardini Schreber, che erano dei piccoli appezzamenti di terreno alle periferie delle città che gli abitanti possedevano e che andavano a coltivare durante il weekend. Questi giardini Schreber esistono ancora, fra l'altro, in Germania e anche in parte della Svizzera. Quindi questo padre del giudice Schreber, il dottor Schreber, sembra essere il più buono e più saggio dei padri, ma leggendo i suoi libri si notano delle cose, insomma, delle indicazioni pedagogiche alquanto inquietanti. Nel 1958 pubblicò un libro che si chiamava Callipedia, cioè Educazione alla bellezza mediante la promozione naturale ed equilibrata del normale sviluppo del corpo, di una salute che sia di sostegno alla vita e di una nobile elevazione mentale, soprattutto con l'uso, se possibile, di speciali mezzi educativi per genitori, educatori e insegnanti. Allora, questo dottor Schreber ebbe due figli maschi e tre figlie femmine. Dei figli maschi, uno, il giudice Schreber, finì e morì al manicomio. Il figlio maggiore, Gustav, si suicidò con un colpo di pistola a 38 anni. I principi educativi del dottor Schreber erano l'insegna della rettitudine impartita dalla salda autorità del padre. Riteneva che la principale responsabilità del risultato complessivo dell'educazione fosse opera del padre. Il padre era il personaggio fondamentale. E quali erano i principi educativi del dottor Schreber? Riteneva che era opportuno che i giovani imparassero a rendersi conto fin dall'inizio che ogni essere umano è necessariamente costretto ad accettare che ogni cosa dipende dalla benevolenza di una mano superiore. Il comportamento complessivo nei confronti della volontà di un bambino consiste nell'abituarlo all'obbedienza assoluta. Il pensiero che la sua volontà possa essere sotto controllo non dovrebbe mai nemmeno passare per la mente del bambino, ma piuttosto l'abitudine di subordinare la propria volontà a quella dei suoi genitori o insegnanti dovrebbe essere immutabilmente radicata in lui. Il bambino deve gradualmente imparare a riconoscere sempre di più che egli ha la possibilità fisica di desiderare e agire diversamente, ma che egli si eleva attraverso la sua stessa indipendenza all'impossibilità morale di desiderare o di agire diversamente. Si può arrivare a questo
in parte con una breve esposizione delle ragioni, dei precetti e delle proibizioni, finché ciò è utile e possibile, e in parte attraverso riferimenti esplicativi della libera volontà presente nel bambino. Per esempio, potresti agire in modo diverso, ma un buon bambino non vuole agire in modo diverso. Cioè, tu potresti, ma non puoi. Allora, per impartire questi elevati principi morali è necessario intervenire al più presto, cioè già nella culla. Quindi, Schreber dice, bisogna fare attenzione all'umore dei bambini piccoli, che è liberato dai loro strilli senza ragioni, dai loro pianti. Si può star certi che gli strilli sono solo e semplicemente l'espressione di uno stato d'animo, di un capriccio, la prima apparizione della volontà individuale. Bisogna procedere con decisione, mediante rapida distrazione dell'attenzione, parole severe, gesti minacciosi, colpi contro il letto, o quando tutto ciò non è più possibile, mediante moderati, intermittenti avvertimenti corporali, ripetuti uniformemente, fin tanto che il bambino non si acquieti e si addormenti. Ogni desiderio proibito deve venire fermamente, immancabilmente ostacolato da un rifiuto incondizionato. Tuttavia, il rifiuto di un desiderio non è per sé sufficiente, bisogna dare importanza che il bambino accolga questo rifiuto con calma. Se necessario, bisogna trasformare questa calma accettazione in ferma abitudine usando una severa parola di minaccia. Non devono esserci eccezioni. Se si chiede a un bambino di tenere qualcosa con una delle due mani e il bambino usa l'altra, l'educatore intelligente non sarà soddisfatto finché l'azione non sia compiuta come richiesto e non ne sia allontanata la causa perversa. Nelle famiglie un mezzo di educazione molto efficace è una lavagna delle punizioni che deve essere attaccata al muro della stanza dei bambini. Questa lavagna vengono segnati i nomi dei bambini e ogni misfatto da loro commesso. È veramente sorprendente che effetto morale tale lavagna abbia sui bambini, anche sui meno discoli e più indifferenti. Ciò avviene perché la lavagna è sempre di fronte a loro, perché ogni misfatto commesso rimane con una sorta di permanente ammonimento visibile di fronte ai loro occhi per un considerevole periodo di tempo. Dono Schreber è anche ossessionato dalla simmetria fisica e lo preoccupava molto che i bambini stessero in posizioni scorrette, che privilegiavano una parte o l'altra, un lato o l'altro del corpo. E quindi dice, bisogna stare attenti che i bambini siano sempre seduti dritti, che si appoggino contemporaneamente su entrambe le natiche, senza appoggiarsi né sul lato destro né su quello sinistro. Non appena cominciano a inclinarsi indietro o a piegare la schiena, è giunto il momento di cambiare almeno per qualche minuto la loro posizione seduta con quella supina, assolutamente immobile. Se non si fa così, la spina dorsale si deformerà. Allora, per favorire queste buone abitudini di postura simmetrica e eretta, il dottor Schreber inventò un congegno che si chiamava raddrizzatore di Schreber, che testò sui suoi figli, e che era una barra di ferro che veniva messa qui, una barra di ferro che si appoggiava qui, per cui se il bambino doveva leggere non poteva inclinarsi in avanti perché urtava contro gli spigoli della barra. Inoltre, per impedire che i bambini si incurvassero con le spalle, avevano inventato un altro apparecchio che li teneva dritti con la schiena. E queste sono solo alcune delle moltissime raccomandazioni pedagogiche contenute nel libro del dottor Schreber, ma basta per farci capire che questo uomo illustre, famoso, retto, onesto, buono, era in realtà un tiranno assoluto, crudele e sadico a casa e con i suoi figli. Allora, c'è da stupirsi se il giudice Schreber, cioè suo figlio, che era stato allevato in questa maniera, abbia sviluppato un delirio persecutorio, ha sviluppato un desiderio di persecuzione, perché in effetti per tutta la sua infanzia e adolescenza è stato perseguitato, non da Dio, ma da questo padre onnipotente. Quindi è il caso di dire che anche i paranoici hanno avuto dei nemici, se sono paranoici c'è una ragione per cui lo sono diventati. Ogni pensiero ed azione del giudice Schreber erano osservati dall'occhio paterno, che era un occhio onnisciente,
E niente che lui facesse o pensasse andava bene com'era, tutto doveva essere corretto per mezzo di apparecchi o di punizioni fisiche o di osservazioni, e attraverso il controllo psicologico. L'azione costante e invasiva del padre nel delirio, viene rappresentata con i miracoli divini. Di questo Dio padre, Schaeber dice che non era abituato a trattare con i viventi, ma solo con i cadaveri, perché l'obiettivo del padre era stato esattamente quello di schiacciare completamente la sua volontà, la sua autonomia e la sua spontaneità, e quindi ridurlo a un automa guidato dalla volontà paterna. Ma perché una persona che ha avuto con ogni evidenza un'infanzia assolutamente traumatica non menziona mai nella storia della sua malattia mentale, quello che evidentemente ha subito? Il delirio, di persecuzione si esprime attraverso allucinazioni che sono immagini metaforiche, cioè riproduzioni, immagini metaforizzate, insomma, delle cose che veramente erano successe a Schaeber. Allora, il delirio paranoico, la paranoia, è una copertura, è una formazione sostitutiva della realtà. Il folle produce questi mondi immaginari e persecutori perché non può ricordare. Non può ricordare perché è impossibile pensare che il padre avesse fatto qualcosa di sbagliato. Il padre era la giustizia, era il bene, non poteva essere, aveva installato questo programma nella mente dei figli, per cui non era possibile pensare che avesse fatto alcun male, però ovviamente il male era stato fatto ed è testimoniato appunto da questa formazione sostitutiva, che è un modo di dire una verità in maniera di dirla e allo stesso tempo di denegarla. Di tutte, quindi una formazione sostitutiva, di tutti i sintomi, cioè di tutte le strategie inventate dagli umani per sfuggire a ciò che è intollerabile per la psiche, il delirio paranoico, cioè la follia, è più infausto per chi lo mette in atto, perché se non è smontato in tempo, mette la vittima sulla via di una progressiva disintegrazione psichica. C'è quindi un metodo nella follia, e la psicanalisi deve scoprirlo senza fidarsi a griglie interpretative preconcette o presunte universali come il complesso di Edipo, perché la dinamica psichica che ha portato al delirio di persecuzione di Schaeber non è stata di ordine edipico, cioè non è stato il pensiero inconscio che ha prodotto il delirio, non è stato io amo mio padre, anzi lo odio, o meglio lui odia me, ma è stato mio padre mi odia e siccome questo è un pensiero intollerabile, dirò che è Dio che mi odia. Però questo Dio allo stesso tempo mi ama, non posso tollerare che mi odi. E dunque io accetto di morire simbolicamente nel delirio, per lui, per questo Dio padre, perché solo così il mondo, cioè la mia coscienza, può essere preservata dalla consapevolezza di questo crimine, che io ho subito. Purtroppo allucinare di essere morto può portare a lungo andare a una reale morte psichica e in seguito anche a una morte fisica, come è successo al povero Schaeber in manicomio.